sorella che è stato fatto, che è iniziato lei dopo la guerra, ma la famiglia già aveva precedentemente l'attività, ha dato un impulso importante facendo diventare Gabri simbolo di moda e di eleganza. Mi sembrava corretto e giusto ricordare questa persona perché è stata sempre una persona a fianco di Gabri, delle iniziative, delle, diciamo, delle cose importanti. La dobbiamo ricordare, a mio giudizio, non solo per la sua indubbia capacità di realizzare un progetto importante, quello della moda carlese, ma anche per la sua dolcezza e signorilità anche nei rapporti con le persone, dopo che aveva lei ha sempre un atteggiamento molto umile, molto, molto piacevole. Quindi ritengo che sia giusto lasciare una traccia per quanto riguarda questa, questa persona che è scomparsa, e un altro pezzo della nostra storia che se ne va, che è un esempio che le nuove generazioni in questo settore devono seguire, ed è uno degli ultimi baluardi della sua azienda, dell'artigianato gallese, inondato come siamo dalle grandi griff che in realtà, diciamo, hanno un po' fatto perdere la nostra identità. Quindi si chiede al Consiglio Comunale il ricordo di questa importante imprenditrice e donna di Vetere, è una generazione di donne che ha contribuito in maniera molto importante per la nostra isola dopo, partita dopo la seconda guerra mondiale, nei vari settori, e forse lei rappresenta più di tutte questa, questa, diciamo, questa persona. Quindi volevo ricordare Diana Di Fiore, chiedo al Consiglio Comunale. Grazie Presidente, solo per aggiungere una chiosa, una brevissima nota sulla signora Adriana. È stata esaltata la sua attività, è stata esaltata la sua opera e la sua grande, il suo grande ingegno nella moda.
danza a Capri, la danzetta di Capri, col gruppo che ha creato nel campo della moda. Io in questo consesso vorrei sottolineare anche un altro aspetto che mi ha colpito nel corso degli anni delle mie consigliature e soprattutto nell'ambito dell'assessorato dei servizi sociali, ossia diciamo, la vicinanza ai meno ambiti e soprattutto quello che ha fatto la Sudatiana nel campo della beneficenza. È stato sempre a fianco, diciamo, ai più poveri e è stato sempre partecipe a tutte le iniziative che il Comune e le altre associazioni di volontariato locale hanno posto in essere. Quindi sicuramente una grande imprenditrice che ha visto anche la sua diciamo, attività, la sua, la sua azienda, nonché la sua famiglia, che insieme alle tre figlie hanno comunque sono comunque sempre vicino al sociale e quindi questo è un altro aspetto che volevo sottolineare. Inoltre volevo pregare il Presidente del Consiglio se insegna diciamo, di vicinanza trasmettesse ufficialmente la delibera alla famiglia della Grazie. Procediamo quindi al minuto di accoglimento. Organi di stampa riconducibili al gruppo consigliere
maggioranza che tentano in maniera tecnicamente sballata, devo dire, di attribuire responsabilità politiche di certi servizi, di certi tagli, di certe carenze all'amministrazione precedente. E allora l'interrogazione nelle premesse fa un attimo un excursus di quella che è stata la storia normativa delle politiche assunzionali, in particolare partendo dal 2014, anno in cui il legislatore, la seconda metà del 2014, pone tutta una serie di limiti alle assunzioni, quindi possibili entrare insomma soltanto l'area vasta nei limiti del 60% delle cessazioni fino alla fine del 2016, poi la possibilità assumere soltanto l'area vasta nei limiti del 25%, per poi andarsi pian piano ad aprire verso la fine del 2017, del 2018, e quindi nei pinotti, quando all'inizio di aprile o alla fine di marzo del 2019 una nuova normativa estende le possibilità assunzionali dell'ente, perché fino alla fine di marzo c'era la possibilità di assumere nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente, quindi 2018, ma la nuova normativa dà anche la possibilità di assumere nei limiti assunzionali 2019, quindi andando, vista l'imminenza dell'entrata in vigore della cosiddetta quota 100, a dare la possibilità agli enti locali di programmare delle assunzioni basandosi sulle cessazioni dell'anno corrente. Quello che ci sorprende è che dall'ingresso della nuova amministrazione non ci sia stata non solo una rimodulazione del piano triennale sulla base delle nuove normative, sulla base di nuove scelte, di nuove strategie dell'amministrazione, ma nello stesso tempo non è stato neanche portato avanti il discorso per quanto riguarda le assunzioni di quelle figure che nella delibera del fabbisogno oggi vigente, quindi quella legata al bilancio di divisione del 2019, era stata approvata, che in particolare prevedeva la possibilità di assumere una figura di B1, quindi un operaio fondamentalmente, un operaio specializzato, fondamentalmente sulla base anche delle continue e delle profonde sensazioni che ci sarebbero state nel corso del 2019 che si conoscevano, e in particolare la possibilità di assumere un D nell'area tecnica, cosa che ad avviso di chi parla è assolutamente fondamentale, un po' per la carenza di personale, un pochettino per dare un'organizzazione migliore agli uffici tecnici che in questo momento sicuramente hanno qualche problematica. Si ricorda che come maggioranza uscente avevamo bandito pochi mesi prima della fine della consigliatura un concorso al fine di assumere due figure di D nel settore amministrativo, che la procedura si è correttamente conclusa con l'assunzione di un dipendente, in quanto era l'unico risultato idoneo dalla procedura concorsuale, e quindi avevamo di fatto esaurito le risorse previste nel fabbisogno 2018, nel momento che nel 2018 avevamo assunto anche una persona all'ufficio tecnico come amministrativo, vista il collocamento a riposo di un dipendente, tra l'altro fortemente brillante e capace, e che era di particolare aiuto all'attività dei tecnici, come il signor Tarantino, e avevamo inoltre iniziato la stabilizzazione di alcuni vigili urbani che dal febbraio del 2018 sono assunti al 100% con l'amministrazione comunale. In più ci chiedevamo come mai, di fronte ad una situazione del genere e di fronte alla carenza di personale che era stata palesata, che si era palesata tanto che l'amministrazione ha fatto gli atti per assumere seppur temporaneamente una persona di categoria B3 in sostituzione del B3 che si era invece dimesso all'inizio di maggio, ci chiedevamo come mai si è lasciata scadere la graduatoria 1064-2010, che avrebbe dato entro il 30 settembre la possibilità di assumere senza ulteriori procedure concorsuali, soltanto con la mobilità obbligatoria, adesso 60 e scesa a 45 giorni, soltanto con le procedure previste dalla legge, che tendenzialmente erano l'obbligo di un corso di formazione per i dipendenti
riteniamo che qualcuna delle figure in graduatoria sarebbe stata assunta in maniera molto rapida, andando sicuramente a dare una risposta più che definitiva alla problematica emersa, e ci chiedevamo, ecco, appunto, per quale motivo fosse stata invece lasciata scadere questo tipo di opportunità. Quindi la interrogazione, tendenzialmente, come avete sicuramente letto, riguarda sia il perché di questa scadenza, sia cosa intende fare l'amministrazione per quanto riguarda la gestione del personale in generale, visto che a distanza di 5 mesi dall'insediamento non solo non si è proceduto a continuare l'attività di assunzione previste con la delibera del fabbisogno approvata insieme al bilancio, ma non si è prevista neanche una rimodulazione, nonostante l'opportunità che il legislatore ha dato e che io non so fino a quando darà, perché comunque siamo in periodo di manovre e certamente le risorse da cercare sono tante. Si comincia un'altra volta a parlare di abbassamento di spesa pubblica e quindi il timore è che questa bella opportunità duri a pochi altri mesi, secondo me è più che concreta, e si sarebbe voluto perdere un'occasione storica se così andassero le cose. Per la risposta la parola all'assessore Salvatore Ciucci. Ringrazio il Presidente, il Sindaco per avermi visto in conferenza, in quanto delegato anche alla semplificazione del procedimento amministrativo, e per questo ci stiamo andando a fare per poter essere tutte le azioni e le iniziative che vanno in questa direzione. Io a questa interrogazione innanzitutto devo dire, caro amico Roberto, rimango basito. Mi fa piacere che io questa incombenza, perché abbiamo alcun libro, abbiamo un po' di memoria storica e insomma c'è rimasta ancora, nonostante insomma troppo il cervello sta attento. Allora, noi innanzitutto dobbiamo mettere in rilievo il perché siamo arrivati a questa situazione. Sì, perché siamo arrivati a questa situazione? Dunque, io ho preparato un appunto che devo, molto diciamo appunto, quindi devo un attimo poi diciamo rifare, eventualmente posso anche batterlo diciamo a macchina. Dicevo, noi siamo sotto gli occhi di tutti di come la precedente amministrazione, cioè la maggior parte di chi oggi interroga e denuncia i servizi all'anagrafe, nel corso della consigliatura precedente ha letteralmente smantellato l'ufficio, e ossia letteralmente diciamo distrutto l'apparato delle risorse umane di questo ufficio, le risorse dell'ufficio anagrafe. Quindi ci dovresti dire voi in effetti qual è la risposta, diciamo, a che cosa siamo arrivati. Una piccola cronistoria di quello che è successo all'inizio della consigliatura, poi continuiamo con quello che è. In effetti un ufficio che diciamo, in qualche modo funzionava bene diciamo, all'inizio della consigliatura del 2014, veniva quattro persone con un'organizzazione forse molto diciamo, efficiente, per non parlare delle amministrazioni precedenti, ci ricordiamo col sindaco Cerino, anche col sindaco Costantino Federico, dove fu effettivamente l'ufficio analogo che veniva preso ad esempio per l'efficienza. Quindi da quel momento in poi, dal 2014, avete proceduto a trasferire, a ritrasferire all'ufficio anagrafe di una serie di dipendenti quasi a modi di partita a stacchi, trasferendo prima gente dal funzionario dipendente all'ufficio anagrafe per segreterie, poi viceversa, insomma tutta una storia che chiaramente ha lasciato intendere che in effetti non si è creato quel know-how dell'ufficio analogo tale da poter poi garantire un servizio diciamo efficiente. Addirittura in un certo periodo di tempo è stata data ad interim al segretario comunale la funzione di la posizione organizzativa dell'ufficio analogo. Quindi vi lascio immaginare
l'indicazione che la precedente amministrazione, quella che oggi ci interroga, deriva dell'ufficio ANAC. Poi addirittura ha trasferito un funzionario della segreteria, che ha sempre maturato esperienza nel settore segreteria, all'ufficio ANAC, quindi con diciamo, esperienza e know-how zero per questo ufficio ANAC. Quindi alla fine addirittura si è trasferito all'ufficio ANAC un ex vigile urbano che nulla aveva a che fare con queste materie e addirittura ancora peggio un ulteriore ex vigile urbano che era in prossimità della pensione. Quindi voglio dire che a parte tutte queste manovre che nessuno ha capito, dobbiamo dire che l'amministrazione precedente, quindi questo è il risultato dell'amministrazione precedente, non è tenuto conto delle numerose segnalazioni fatte dal responsabile dell'ufficio ANAC. Segnalazioni che sono agli atti di questo comune, cioè non è che si possono anche andare a ricercare. Poi nel corso del 2018 la precedente amministrazione, sempre l'amministrazione, sempre diciamo, i soggetti che oggi interrogano noi, tutto il corso del 2018 non è stato in grado di avviare la procedura di assunzione di un istruttore amministrativo C1 verso la CAP, che è previsto in piano organico. E quindi in tutto il 2018 si aveva tutta la possibilità di assumere questa persona e non è stata assunta. Ma il colpo finale viene proprio da quello che il consigliere Pozzavola ha detto, cioè con la delibera numero 210 del 26 novembre 2018. Questa delibera, quella famigerata delibera che fu fatta a fine consigliatura, in pieno regime di semestre, una volta veniva definito lo semestre bianco. Con questa delibera si spazzava via tutta la pianta organica precedente, si prendevano due di struttura amministrativa. Quando noi chiedemmo di che cosa si trattava, ci si disse la responsabile dell'ufficio segreteria e forse per un'eventuale parola dell'allora vice sindaco Pozzavola, vorremmo avere una posizione B per il contenzioso. Quindi fregandosi di tutte le esigenze di tutti gli altri uffici, ufficio tecnico come diceva adesso Roberto, dell'ufficio del comando dei vigili urbani e soprattutto dell'ufficio ANAC, che è quello che veniva lasciato a se stessi, cancellando anche della posizione di C1 prevista dalla pianta organica. Questa delibera numero 210 fu contrastata dai consiglieri che oggi siedono in maggioranza e allora erano in opposizione. Fu contrastata, infatti, presentata una proposta di delibera di consiglio per dare mandato alla giunta di revocare la delibera 210. Quindi un'ulteriore occasione che ha avuto la maggioranza per ripensare all'ufficio ANAC. Questa proposta di revoca fu fatta prima perché effettivamente ci si rese conto della carenza dell'ufficio ANAC e di altri uffici e quindi non si comprendeva il motivo per cui si dovesse rafforzare la segreteria quando c'era rafforzato, cioè il funzionario era nei suoi pieni poteri che fu assunto con 110 e quindi non si vedeva, non era una posizione vacante e quindi rafforzata. Quindi non si spiegava il motivo, ma soprattutto perché era illegittimo in quanto non teneva conto delle esigenze di ufficio per tutta una serie di problematiche dettate dal Ministero della Funzione Pubblica. Chiaramente il gruppo di maggioranza, così il gruppo di maggioranza, non erano legittimati a fare ricorso al TAR, altrimenti l'avremmo fatto come lo facemmo per il bilancio, perché se eravamo legittimati facciamo anche questo per evitare quello che oggi ci viene accusato dall'attuale gruppo di minoranza. Quindi
atto che risulta quantomeno inverosimile, assurdo ricevere una interrogazione su questo argomento, ci saremmo aspettati a questo punto che almeno i consiglieri che facevano parte del gruppo di maggioranza della precedente consigliatura, più che fare un'interrogazione, proponessero un'autointerrogazione. Passiamo ai motivi che hanno rallentato la nuova programmazione. Innanzitutto dobbiamo dire un'altra cosa. Qui ci si dice non si è tenuto conto del personale che va in quota 100, che va in pensione, che è andato in pensione e cose. Noi vi faccio notare che la famosa quota 100, la domanda della quota 100 non è che è stata presentata dopo maggio, è stata presentata a inizio anno, quindi l'amministrazione precedente già poteva in qualche modo rendersi conto di quello che stava accadendo, insomma. Quindi se non è stato fatto nulla, come dite voi, in questi pochi mesi di cui noi abbiamo potuto usufruire, quindi ci siamo insediati da pochissimo, voglio dire perché tutto questo non è stato fatto prima. Quindi il vero motivo va ricercato soprattutto nella mancata emanazione del decreto che è previsto dal decreto legge 34 del 30 aprile 2019. Questo decreto è uscito il 30 giugno e doveva prevedere delle soluzioni, diciamo, migliorative per i comuni, per le assunzioni. Questo decreto a tutt'oggi non è ancora uscito. Però ci risulta che da un'interrogazione parlamentare ci risulta che è imminente. È una delle iniziative dell'amministrazione che voglio comunicare in questo momento, è proprio questa che credo domani, dice sì, domani insieme al segretario, io, ci siamo fatti, diciamo, parte attiva per raggiungere Roma, infatti ci siamo andati a Roma, per chiedere chiarimenti e sollecitare la funzione pubblica per avere istruzioni in base a questo decreto, in modo da fare una, diciamo, una opzione e prendere, diciamo, una strada che sia la più lineare e produttiva possibile. Perché non è stata fatta la programmazione a parte la mancata emanazione di questo decreto? Noi, diciamo, molto prudentemente, molto coscientemente, soprattutto con serietà e professionalità, ci siamo posti il problema di attuare una revisione più organica da parte amministrativa e non fare interventi a pioggia o diciamo piccoli interventi singoli su un determinato settore, eccetera. Noi vorremmo in qualche modo rivedere, ristrutturare, riorganizzare la macchina amministrativa anche con l'aiuto di uno del nuovo segretario comunale, dottoressa Di Gennaro, qui presente, che in questa materia assume, come vi potete insegnare, un ruolo determinante. E quindi l'altro motivo per cui effettivamente non si è proceduto celermente a questa riorganizzazione attraverso la delibera di fabbisogno della pianta organica, proprio perché c'è stato, come sappiamo tutti quanti, l'avvicendamento del segretario. A parte questa prima iniziativa che è stata intrapresa, diciamo, per risolvere il problema definitivamente, il sindaco aveva già predisposto un'azione per risolvere il problema che sollevate voi dell'opposizione, e parlo in particolare della missione delle carte d'identità. Questo problema ad oggi risulta risolto, in quanto è stato previsto un orario ad hoc con lavoro straordinario da parte dei dipendenti,
da tenere, diciamo, da dedicare esclusivamente all'emissione delle carte d'identità per smaltire diciamo, tutte le richieste vigenti. A parte le carte d'identità, noi come amministrazione siamo tra virgolette quasi pronti, perché dopo aver diciamo, pensato un po' a tutta la macchina, la parte organizzativa, diciamo che a parte piccoli particolari che dobbiamo ancora rivedere, siamo pronti per emanare la, per adottare la delibera di giugno che prevede appunto il fabbisogno della nuova pianta organica. Grazie. Grazie assessore Ciuccio, la parola al consigliere Pizzotto. No, non ho avuto la risposta sulla questione del 30 settembre, cioè quindi in quest'ottica di ristrutturazione sosteniamo che in questo momento assumere un vitrera non era utile fondamentalmente, ho capito, perché se non avete risposto immagino questo, però magari è sfuggita. No, non è questo, il problema di non aver fatto in tempo a sfruttare il 30 settembre. È stato per la macchinosità della norma, perché non è così semplice assumere dalla graduatoria precedente, bisognava fare un corso, un insegno, e quindi diciamo prevedere questo corso che lo faceva, a fine questo corso prevedere un test, dopodiché quindi diciamo che i tempi erano più che stretti, strettissimi, quindi noi comunque cioè, c'è una di mobilità obbligatoria che pare di aver capito. La richiesta di mobilità obbligatoria poteva essere fatta, secondo me. 45 giorni? Sì, però non era prevista. Sì, però non era prevista nella pianta organica. Dobbiamo modificare un po' il gatto. La libera del fabbisogno che si molde. La data del libro di fabbisogno, un po' il gatto che si molde. Il consigliere Pozzotto per una breve replica. Sì, allora, molto breve. Sì, mi diceva giustamente così, però va bene, in effetti la cosa mi sfugge. Sì. E molto probabilmente questo decreto dovrà uscire il 30 settembre. Proprio perché non è uscito, questo mi è proprio sfuggito. Saremo tutti fortunati. Anche chi ha determinato questa cosa. Allora, assumendomi le responsabilità, sapevo perché non solo ero parte di quelli che queste scelte hanno fatto, ero l'assessore, almeno nella parte, era uno delle 100 deleghe. Conosco diciamo la vicenda, fermo restando che a partire dal 2014 in un certo punto diciamo rientra in questo nostro discorso, perché dal 2014 ad oggi, se poi vai a vedere da chi era composto l'ufficio, parliamo di persone che due sono andate in pensione, uno ha lasciato volontariamente il posto di lavoro con delle dimissioni volontarie, sicché comunque l'ufficio avrebbe, come dire, avrebbe subito una metamorfosi e spostare delle persone da altri settori che inizialmente poteva essere effettivamente un momento di una cosa traumatica, devo dire che poi col tempo onestamente non lo è stato, perché tutti quanti hanno avuto il tempo di prepararsi evidentemente e di fungere bene la nuova funzione, così come aver spostato il funzionario. Ritengo che la turnazione dei funzionari sia un principio di trasparenza amministrativa che è necessario e che quindi non sia stato fatto per offendere e mortificare la professionalità di alcuno, ma piuttosto per garantire una turnazione che tra l'altro all'epoca decidemmo di fare in ogni settore, perché noi spostavamo i tecnici mantenendo fondamentalmente soltanto i vigili urbani e la ragioneria con lo stesso funzionario, per cui fu all'epoca una decisione di turnazione che nelle pubbliche amministrazioni è assolutamente logica e assolutamente notevole. Mettemmo, è vero, a un certo punto un C1
nella delibera del fabbisogno per indirizzare la nave, in realtà lì innanzitutto si volevano fare le procedure di mobilità, dico, perché assumendo dalle attraverso la mobilità, come sai, c'era una economia che si sviluppava in qualche modo, perché pur diciamo andando a basarsi sul costo del personale, nello stesso tempo non venivano erose le risorse per nuove assunzioni, e quindi si tentò dapprima questa strada, che per l'ufficio tecnico andò a buon fine, se ricordate, tanto che il nuovo dipendente venne assunto attraverso questo tipo di procedura, non andò a buon fine per l'anagrafe, e a quel punto, anziché fare un concorso che poteva diciamo richiedere dei mesi, si decise di fare una mobilità interna attraverso un nuovo dipendente che a più riprese aveva chiesto delle funzioni amministrative e che mi risulta le abbia poi soddisfatte in maniera assolutamente positiva, e quindi si decise questa strada sulla base anche di un'altra valutazione, la volontà di ristrutturare l'ente, come giustamente dicevi tu, che doveva basarsi non più sulla logica per cui se qualcuno viene in pensione dobbiamo pure la sostituirlo, ma su farsi un'idea più generale della macchina amministrativa, della sua struttura, della sua organizzazione, dove l'amministrazione deve avere, secondo me, le idee chiare. È un punto fondamentale questo, caro Salvatore, perché l'impressione che ho anche su questa vicenda è che ritardi, sì, il decreto che dovrebbe uscire a giorni, dico anche che però un mese, due mesi fa sono uscite anche delle opinioni dei pareri della Corte dei Conti che dicevano fin tanto che non esce il decreto, la normativa è questa, lo potete assumere nei limiti vecchi più i limiti nuovi dal decreto entrato in vigore il 29 marzo, per cui alla fine secondo me la cosa è eludibile e una prima ristrutturazione si poteva cominciare a programmare, a immaginare e a eseguire attraverso la delibera di giunta. Quella di mettere 2D non era un tentativo di rafforzare il settore segreteria, ma era quella di rafforzarlo nel senso di rafforzarlo nelle persone, ma anche ovviamente nei compiti, perché ovviamente ognuno poi c'ha la sua strategia, c'ha la sua idea di come deve essere fatta una macchina amministrativa. Io sono sicuro di quello che avrei fatto il primo giugno risiedendomi nella stessa posizione in cui stavo. Le lezioni sono andate diversamente, quindi ovviamente ognuno ha la sua visione delle cose. E quindi non è la volontà di mortificare la nave, la verità è che si voleva strutturare seriamente. Io devo dire la verità, credo che prima di fare una visita politica, prima ancora di farmi la foto a quarta uso, avresti dovuto sapere cosa fare la macchina amministrativa. E è questo che secondo me non avete, questa è l'idea. Questa è l'idea. Perché tra l'altro non stiamo parlando, io capisco l'amministrazione che subentra da nuovo, non conosce situazioni e personalità, non conosce la struttura, non conosce l'organizzazione, ha bisogno di mesi per ragionare su certe cose. Però non è la stessa cosa che un'amministrazione esperta come voi, e come esperti siamo diventati col tempo ovviamente anche noi, perché conosciamo anche le considerazioni. Io credo che poi il primo giugno eravamo nelle condizioni di fare delibera del fabbisogno. Questa è la mia, e l'avresti dovuta fare anche per dare un segnale di compattezza agli uffici, perché se anche su questo gli uffici sporgono delle debolezze interne, poi questi contrasti che storicamente li hanno condizionati diventano ancora maggiori. E quindi questa è la cosa, cioè la delibera del fabbisogno non è un riempire del buco, ma strutturalmente attraverso l'idea che avresti dovuto dire a prescindere, caro Salvatore, che secondo me manca, e dalle tue parole capisco che dà una risposta, come dire, soddisfacente dal virgolette punto per punto, però poi dal punto di vista dell'idea, secondo me manca l'idea di come organizzare la macchina amministrativa. Questa è l'impressione che mi dà la risposta, e credo che l'organizzazione della macchina amministrativa è il primo punto a prescindere, non solo del programma, ma anche dei lavori da fare prima delle elezioni, perché rimane la parte più importante, e l'esperienza ci insegna a tutti che in materia di personale le decisioni o le prendi subito, oppure dopo un po' di mesi le cose cominciano a diventare molto più complicate, e credo che è questa la situazione in cui ci si sta avventurando. Quindi io ho questa idea, vedo un pochettino di... onestamente vedo molta confusione su questo argomento, oltre che secondo me anche la tua risposta che riesce dalle nostre responsabilità, insomma, non ci sono, nel senso che la questione odierna è una questione che riguarda voi, non riguarda noi, nel senso che dal primo giugno ci siete voi e le cose potevano essere fatte, c'erano i tempi e gli strumenti. Io prima di lasciare la parola al sindaco voglio intervenire, non so, perché prima di lasciare la parola al sindaco soltanto dire una cosa, perché fate parte a questo momento. Non sono andato a vedere.
E lui dice che sono tutte case distrutte, tutto un paese distrutto, città distrutte, eccetera, eccetera. E quindi anche l'esperto Zamberletti, per ricostruire cose per le difficoltà, quindi anche l'esperto in amministrazione, quando viene, trova la distruzione degli uffici, difficilmente potrà fare qualcosa. Ci stiamo provando, ci proviamo come ci ha provato Zamberletti. Prego, sì. Solamente ricordate che noi abbiamo trovato una situazione in alcuni uffici, ad esempio Vigili Urbani, giusto? In una situazione dove abbiamo diciamo, percepito, giusto? Le ingiustizie, dove abbiamo percepito le persecuzioni che sono state fatte in alcuni settori, giusto? E poco niente è stato fatto per evitare delle situazioni che hanno visto dipendenti del comune, persone per bene, persone oneste. Persone non ce ne siamo presi nessuno essere, diciamo, oggetto di sospensioni da loro come stati delinquenti. Eh? Allora quando diciamo io capisco il nuovo politico rispetto a tutti, non volevo intervenire, che diciamo, abbiamo un problema serio sulla strada, che una spazzatrice del comune stamattina ha lasciato olio da due golfi fino a Grande e abbiamo immaginato di cosa stiamo passando per cercare solo questo problema. Però, e dire le battute, a me noi abbiamo fatto le battute, la fotografia l'abbiamo fatta in un luogo pubblico, non siamo andati nelle cose del comune, abbiamo fatto le fotografie sui tetti, e perciò le battute evitiamo questo tipo di battute. Io ho grande rispetto, Roberto, perché tu quando parli dei documenti, no, però scusa, lo so, però le battute delle persone sempre, io ho grande rispetto, perché tu sei uno che le carte se le legge e ti le dà, e te le dà pubblicamente, però noi abbiamo anche l'eredità, qua sembra, giusto? Che noi siamo da 50 anni qua seduti e tutti i problemi che abbiamo sono 24 ore, ma abbiamo ereditato, quando verrà il momento e parleremo di tante situazioni e ci andiamo a confrontare sulle varie cose che uno ci ha trovato, i vari punti di visione diversi, e noi abbiamo trovato ad esempio un comune fuori controllo con la segreteria comunale, completamente fuori controllo, e questo abbiamo trovato qua sotto. Che non avete avuto la forza di imporre delle situazioni e di capire quale la gente sono persone per bene oneste. Queste sono state queste abbiamo trovato. Allora, la discussione, poi lo sai, le difficoltà di confronto con gli uffici, tipo ragioneria, com'è complicato e difficile riuscire diciamo, a confrontarsi su questi diciamo, problemi dove diciamo, si fa fatica sempre a capire effettivamente quali sono delle, diciamo, delle esigenze. Diciamo, la strada da percorrere non è molto semplice, anche perché il 30 giugno che uscì questo maledetto benedetto decreto della funzione pubblica, giusto? Che in realtà non è vero che automaticamente chi si aveva in pensione poteva essere rimpiazzato, non è così, giusto? E allora se tre persone sia forse uno, ma diciamo, poiché i tempi erano ristretti, perché il 30 giugno uscì questo decreto della funzione pubblica, si è ritenuto di aspettare di settimana in settimana perché avrebbe avuto una visione diversa diciamo, e una diciamo, un fabbisogno del personale fatto su base diversa. E noi abbiamo avuto pure l'OVV che è venuto qui e ci ha detto, dice no, voi potete tranquillamente prendere la vostra situazione in personale, vi diventa tutto, cosa che è stata sbagliata con l'ufficio della giuridica che dice non è così. Cioè, oggettivamente, voi che siete stati qua dentro, sapete le difficoltà che ci sono a questa persona, questo non giustifica niente, per l'amore di Dio, giusto? Noi le idee abbiamo molto chiare, però vogliamo avere gli strumenti per poter, diciamo, fare in modo che possiamo avere. Noi abbiamo un problema del messo comunale, che ha dato anche l'invenzione con quota 100, e quota 100 non ha fatto niente, quota 100 sono stato più grosso disastri che è stato fatto in questo paese, perché la gente se ne invenzione figure che poi dopo lo Stato non mette in condizione di andare, diciamo, a prendere il giorno dopo. E noi oggi non sappiamo, questo è il problema del mesto, abbiamo preso un figlio urbano mentre fa il mesto comunale, quindi noi ci vogliamo la chiesa che sia il campanile tutti i contratti. Questa è la situazione. Allora voglio dire che il problema diciamo, dell'ufficianale è un problema complesso, purtroppo in parte di dati, un po' diciamo, che deve essere comunque rimesso in sesto come si deve, perché l'ufficiale è sempre stato un servizio diciamo, che ha funzionato. E i dipendenti hanno fatto quello che potevano. Abbiamo risolto in questa maniera, mi sembra che il problema delle carte di terra sia automaticamente diciamo, abbastanza ridimensionato, perché purtroppo oggi abbiamo questo problema della carta elettronica che ha una serie diciamo, di tempi tecnici, non è più come prima, che è la terra più semplice, oggi diciamo,
bisogna ragionare in certa maniera. Quindi voglio dire giusto, che in realtà ci sono stati dei fatti oggettivi, tra cui anche i rapporti complessi con, diciamo, la segreteria che camminava in certa maniera, che in realtà, diciamo, ha creato condizioni difficili, ma pure a voi ha creato condizioni difficili al, diciamo, al comando di giudicato. Giusto? Quindi questo, voglio dire, non c'è niente, io non ci dobbiamo giustificare di niente, è logico che si dice che la mano, disastro, eccetera. Questo poi il discorso lo andiamo a fare quando finiremo questa legislatura, se tutto è stato un disastro. Però purtroppo siamo legati a questa situazione, nella funzione pubblica, e ci auguriamo che oggi sente le altre cose, perché voi c'è anche le proroghe, e questo sapevamo di questi interlocutori, sempre che escono le proroghe, perché in realtà sono 80.000 persone in questi gradatori che in realtà non riescono ad essere, diciamo, assunte, tra le altre cose, 80.000 persone dal 2012 al 2014, una cosa del genere, perché si sono state le proroghe per portare l'assunzione, fatto il corso, poi non hanno fatto il premio, insomma, la storia è molto vecchia. Quindi voglio dire che diciamo, noi l'impegno ce la mettiamo, non siamo solamente nella confusione, perché questa strada di continuare sempre la confusione purtroppo ci porterà a confrontarci seriamente una serie di altri problemi, dove poi vedremo se noi siamo nella confusione oppure, diciamo, ci siamo dovuti ragionare su tante cose che non sono così perfette come si vogliono fare, diciamo, apparire. Però questa è una cosa a suo tempo. Io faccio il sindaco, non voglio fare la lista con nessuno, voglio solo dare il mio contributo serenamente, se me lo fanno fare per questo paese, come io ho permesso agli altri di farlo, diciamo, il sindaco serenamente. Quindi questo è un discorso che sul personale si sta valutando, perché la macchina amministrativa, se la sbagliamo sui concorsi, sì, è vero, abbiamo, insomma, qua bisogna essere molto attenti, perché ci possiamo sulle mobilità, è vero, ma questo è un comune che ha uno standard diverso, poi ci potremmo trovare improvvisamente situazioni, diciamo, di perdite legittimamente, vincitori di concorso legittimamente, ma poi dobbiamo vedere se effettivamente poi risponderà alle esigenze, diciamo, qua ci sono richieste di mobilità che noi abbiamo bloccato, le persone vogliono andarsene da qua, ma sappiamo che mobilità si deve perdere un po', cioè voglio dire, si cerca di fare le cose ragionevolmente, purtroppo noi siamo legati a questo Stato che non rispetta tempistiche, non rispetta niente, non rispetta la situazione, che in realtà facciamo con la gente e poi in realtà noi vi riassumiamo la gente automatica. Scusami, questo lo so, io ti rispetto quello che dici, te la vedo sotto lì, quando va, diciamo, ti prepara e si vede per la modetti, però anche il nostro punto di vista è legittimo, non ci troveremo mai, però noi non è che siamo qui improvvisati o siamo qui, diciamo, siamo confusi. Quello che si vuole fare a Parigi per te, per la tua anche in questo. Grazie al sindaco, passiamo al terzo. No, mi dispiace, ma non sono durante l'interrogazione. Quale sarebbe il fatto personale? No, voglio prima capire qual è il fatto personale. La mia posizione, consiglio comunale. La sua posizione, consiglio comunale, il regolamento sulle interrogazioni prevede che l'interrogato ha possibilità di replicare per un tempo di 15 minuti, cosa che ha esaurito, quindi adesso passiamo al terzo argomento. Per quanto riguarda invece sull'argomento
Va benissimo. Consigliere Bozzaluta, e poi prendo atto dei totali disagi in cui si trova la popolazione per il malfunzionamento degli uffici, cosa che ovviamente è di competenza e responsabilità dell'amministrazione del singolo assessore. Grazie. Certo, prego. Passiamo al terzo argomento quindi all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018. Il relatore è il consigliere Salvatore Ciuccio. Sì, grazie Presidente. In effetti questo è un argomento puramente tecnico, anche se dovrebbe assumere anche un significato politico, si parla dei risultati, diciamo, di tre bilanci più importanti, cioè il bilancio del comune e delle due società. Come già diciamo, ho avuto modo di dichiarare che l'approvazione dei bilanci che deriva dal Senato, chiaramente questo è un voto tecnico. La maggioranza esprime, ossia un voto che si passi da cosa che viene obbligato, non richiesto ma obbligato a fare, perché da un punto di vista politico il contenuto dei bilanci delle tre strutture di cui stiamo parlando, ossia delle due società, più quelle del comune, chiaramente non sono condivise dall'attuale maggioranza. Però per un fatto puramente tecnico, quindi per evitare che il comune possa in qualche modo essere ingessato, appunto soprattutto nell'assunzione dei nuovi dipendenti, eccetera, quindi si prenderebbe una parte amministrativa, noi ci assumiamo la responsabilità di approvare questo bilancio che non è altro che il coordinamento con il bilancio delle società, il raccordo delle voci attive e passive. Dei tre bilanci e dei crediti e debiti dei vari enti nei confronti degli altri. E in effetti questo bilancio è un bilancio che le holding già facevano da molto e i comuni sono stati obbligati a farla a partire da una certa data. Veramente all'inizio la norma rimase abbastanza inattuata, poi dopo stata credo 3 o 4 anni che viene attuata e quindi ci accingiamo ad approvare questo bilancio consolidato per il 2018. Vi faccio presente che c'è il parere positivo favorevole della revisione dei conti, nonché quello degli uffici, quindi pertanto invito al consiglio ad approvare il bilancio così come è stato presentato. Ci sono interventi? Consigliere Bottaoglio? Io per dichiarare il mio voto favorevole, in quanto per i motivi che tendenzialmente avevamo già detto quando abbiamo approvato i bilanci delle due società partecipate, quindi c'è un voto favorevole dovuto al fatto che effettivamente ci si riferisce a un periodo in cui mi trovavo a far parte della giunta, in cui quindi ho in qualche modo sostenuto le attività sia del comune che quelle delle due società partecipate, quindi ovviamente per motivi opposti, diversi rispetto a quelli che l'assessore ci diceva, io esprimerò il mio voto favorevole all'approvazione del bilancio consolidato 2018. Consigliere Federico. Allora, su un argomento intendo comunicare al Consiglio Comunale che il mio voto sarà di astensione, in quanto non ho partecipato appunto alla precedente amministrazione. Quindi non entro nel merito dei provvedimenti riguardanti appunto la passata amministrazione, riguardante quella non quella attuale, che interviene solo in sede di modifica e di intervento. Grazie. Possiamo quindi il consigliere Romano? Scusa, non lo so faccio. Sì, che nome... certo, del consigliere Esposito. Sì, volevo solo chiedere all'assessore Salvatore Ciccio, che è stato alla voce del conto economico consolidato, alla voce componenti nelle punte della gestione, mi salta, all'occhio, l'accantonamento del rischio che passa da 2 milioni e mezzo. Scusi, consigliere, il microfono perché non si passa da 2 milioni e mezzo. 35 mila euro più o meno nel 2017.
18, metto in pratica qualcosa di interessante. La sentenza sarebbe una sentenza. Dove sta? Sì. La sentenza che... Quanto passa, scusa, mi ricordo? Passa 128 effetti. Un mezzo, non c'è un mezzo. Praticamente la sentenza, cioè il ricorso che è al momento alla, di fronte alla Cassazione per la sentenza Sipic, in cui il comune è stato... Per il primo caso 2 milioni, secondo me sono 600.000 euro, quindi sono stati pagati già, quindi non fanno più pazzi i fondolisti. Però si riapre chiaramente per 2 milioni. Bravi, prima sono stati messi, perché si mette la carta, sono stati mutati al fondo. La voce che vediamo, ma... No, perché si riapre chiaramente per i 2 milioni che rientrano in ballo. Se non ci sono altri interventi, io metterei la proposta di delibera in votazione. Voti favorevoli? Contrari? No. Astenuti? 2, come da dichiarazione di voto del consiglio stesso. Quindi possiamo passare al votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 2, come prima. Passiamo quindi alla trattazione del quarto e ultimo argomento all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio di previsione 2019-20, ratifica della delibera di giunta comunale 168 del 2019. Il relatore è l'assessore dottor Ciuccio. Sì, grazie Presidente. Avevo già modo di dire che questa delibera è stata approvata dalla giunta ottobre e riguarda una serie di variazioni di aumenti e diminuzioni che comunque sono all'interno della documentazione e niente, tra le più significative, diciamo, per il solito che possiamo dire sono intervenuti soprattutto nel settore dei lavori pubblici, dove vediamo che anche sono abbastanza, diciamo, contenute. Si tratta soprattutto di assestamenti di varie usi, eccetera, a parte questo porto campagna relativo al premio danza che è stato spostato nel 2020, che comunque era stata approvata in misura ridotta rispetto a quello che era previsto inizialmente ed è stato spostato quindi nel bilancio 2020, nel bilancio triennale. Dicevo, soprattutto i lavori pubblici, dove sono state fatte una serie di variazioni tali da voler permettere la progettualità di alcune progettazioni esecutive e quindi rinviare il capitolo relativo alle progettazioni e in particolar modo poi rinviare il capitolo della manutenzione straordinaria prevista per via Cristoforo Colombo, che purtroppo è una situazione che richiede un intervento urgente di manutenzione straordinaria, quindi sono stati, diciamo, tolti da altri capitoli alcune somme e sono state appostate a questi capitoli che ritengono che si sono ritenuti più urgenti diciamo, intervenire. Quindi se ci sono domande, altrimenti. Ci sono interventi? Il consigliere Bozzaotre? No, una cosa, allora, innanzitutto per quanto riguarda il Cristoforo Colombo, partiamo dalla fine, sono contento di vedere questa voce perché nel gruppo, nelle schede allegate al gruppo per quanto riguarda le opere pubbliche non c'era niente riguardante questa scala, che oltre a trovarsi una situazione di necessità ovviamente di manutenzione era stata anche un pochettino sponsorizzata da tutte le altre liste in gioco il suo rifacimento, quindi non trovarlo nel gruppo qualche mese fa la cosa mi aveva sorpreso e avevo puntualizzato che uno dei motivi per cui criticavo il gruppo era il fatto che via Cristoforo Colombo non ci fosse, quindi sono contento che questa nostra attività anche di controllo e di numero sia servita a far rivedere un po' bene l'amministrazione, quindi a prevedere queste somme su via Cristoforo Colombo, che sicuramente ne necessita.
pur se come filosofia generale sposo sempre a favore, delle progettazioni e di portare i progetti e di ragionare sempre su grandi tematiche, di essere coraggiosi, vale per le opere pubbliche, per il personale e per tutti gli argomenti, la cosa che mi sorprende è che la progettazione esecutiva venga rinviata togliendo i soldi ad un lavoro che invece prevedeva un progetto già esecutivo agli atti del comune, che quindi poteva essere approvato, messo a gara per i lavori. Immagino che non si voglia abbandonare l'idea di qualificare le biglietterie, ma si sia trovata una forma diversa, insomma, di andare a finanziare le stesse cose, delle stesse, perché credo che anche lì, così come si scopre comunque l'urgenza, certamente non manca. Così come particolare l'uscita di questi regolamenti mobili di via del Bottega, perché mi pare che fosse legato ad una situazione particolare che riguardava un adeguamento dei problemi strutturali che stavano cominciando a verificarsi, quindi la cosa sembrava abbastanza urgente da quello che ricordo. Adesso non è una questione dei lavori pubblici, però ricordo che il tema ci preoccupava particolarmente. Allora mi chiedo il perché di spostare queste somme anziché fare interventi con la massima celerità possibile. Queste sono le domande, quindi in generale la variazione la ritengo squilibrata, per cui non ci trova, diciamo. Risponde l'assessore ai lavori pubblici per quanto riguarda i lavori. La parola al vice sindaco. Allora voglio chiarire che sono state tolte, ovviamente, perché riteniamo come nuova amministrazione un grave errore, essendo che le biglietterie sono, stanno a servizio di compagnie e società private, sia la SIPC che è giusto che se li pagano loro, e quindi con questi soldi facciamo altre cose più utili, perché sarebbe stato anche un gravissimo, diciamo, pagare questi soldi per le compagnie private, quindi io li ho già convocate, il progetto, approfitteremo del progetto che c'è, e quindi sarebbe stata una grave distorsione, distrazione di fondi, e quindi è bene che le compagnie, approvando e diciamo pagando loro, è meglio, e quindi già c'è stato, quando si è saputo, una giusta riflessione da parte di moltissimi cittadini che quando avevano saputo che si trattava di fare, costruire noi le biglietterie alle compagnie di navigazione, effettivamente ci hanno fatto un plauso, al momento non ancora pubblico, perché effettivamente è giusto che ognuno che fa il suo mestiere, se uno vuole fare il tassista, certamente non ci complica mai. E quindi è opportuno che si faceva questo cambiamento, che ho già convocato, e quindi con la direzione lavoro che abbiamo si procederà adesso a organizzarli e farsi, sistemerà anche il 45 bis, perché lì la concessione ce l'ha il comune, e noi paghiamo noi questa concessione demaniale sempre a favore delle compagnie, effettivamente un servizio utile c'è, ma sicuramente non lo dobbiamo pagare noi, invece abbiamo messo sulla progettazione perché vogliamo portare avanti questa progettazione di grandi lavori, di grandi interventi che o non c'è una propria progettazione o c'è una solo progettazione preliminare. Quindi noi abbiamo dato questa impostazione e quindi riteniamo di portarla avanti. Per quanto riguarda gli altri spostamenti, sono state esigenze dell'ufficio che prima o dopo, poi nella predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2020, noi andremo poi a sistemare e a imbiguare questi capitoli dove si deve intervenire sicuramente con grossa urgenza e in intervento strutturale. Grazie. La parola al consigliere Bodotre. In effetti sul fatto delle biglietterie ci si chiedeva proprio questo, ci si chiedeva se erano attivate l'iniziativa per coinvolgere le compagnie, perché quello che rimane importante è dare priorità all'organizzazione di quegli spazi. Chiaramente coinvolgendo sicuramente quelli che effettivamente ne usufruiscono, noi pure quando abbiamo rifatto il tabellone e i software che lo il tabellone sinottico,
abbiamo lavorato in questa logica, cioè noi ci siamo procurati quello che poteva essere l'idea del tabellone giusto e adatto, eccetera, eccetera, poi le compagnie abbiamo fatto un accordo affinché lo pagassero loro, quindi questa è una filosofia che in qualche modo ci trova d'accordo, la sensazione è che comunque leggendo la variazione in maniera settica questi soldi erano stati tolti per non fare il lavoro, era questa la cosa che in qualche modo ci rendeva perplessi, invece il chiarimento in consiglio è servito in qualche modo a chiarire questo aspetto con la speranza che si riesca a fare entro l'anno, perché onestamente la situazione è quella che è, e quindi io mi speravo che ci fosse insomma questo tipo di impegno, vedremo se poi verrà mantenuto un po' l'amministrazione, un po' più dalle compagnie. L'importante è che però il progetto rimanga quello, che effettivamente il comune abbia un controllo su questi lavori, perché poi conoscendo gli interlocutori, insomma, può darsi pure che si cura al risparmio e che l'opera non si faccia, prima restando che comunque è uno spazio pubblico, non è che stiamo parlando di uno spazio privato. La parola è solo e 46